Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione. Ragazzi, mettetevi la sveglia perché finalmente domani iniziamo Cyberpunk 2077. Non mancate perché questo gioco è un capolavoro. E poi continuiamo la sera 21:30 in live. Ditelo a tutti, non potete mancare. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siamo tornati con la Weekend League, ma questa è la Next Gen. Ah, non cambia niente? No, vabbè, in realtà cambia. La squadra è rimasta la stessa, però forse giocherò in maniera un po' diversa sto giro, ragazzi. Siamo arrivati, mi piace, ve l'avevo promesso, e tornerà la Weekend League a tema. Se questo video supererà 30.000 mi piace, la prossima settimana iniziamo e la prima cosa che faremo sarà... Scriveremo a tutti sperando di non essere bannati. Fruttate anche i commenti per suggerirmi che altro fare, perché quest'anno le esultanze... Ma hanno tolto lo zitto. Perché quest'anno le esultanze le dobbiamo impostare noi. Detto questo, ragazzi, iniziamo. Ragazzi, sono il Mike del futuro. Ve lo voglio mostrare così, così com'era. Cioè, almeno questa intro con il Mike del passato, tutto bello gioioso, speranzoso di quello che sta per andare a fare. Ragazzi, quello che state per vedere e quello che poi succederà è totalmente inaspettato. Ah, benissimo. Ma oggi si gioca? Benissimo. Cioè, entro subito. Entro subito. Evviva! Oh, vabbè! Se ve va, se ve va, fatemi giocare. Oh, guardiamola bene sta formazione. Lineker. No, no, ragazzi, in faccia in tempo! Non ho letto neanche il nome! Ma che è? La dovrebbero rivedere sta cosa, perché almeno io voglio vedere contro chi gioco. Prima partita, si inizia, ragazzi, si inizia. Ah, mannaggia, devo togliere la vibrazione, perché mi vibra tutto. Oh. Oh. Vabbè, fa... guarda, guarda! Io torno sempre a lui. Ok, si riparte, via, 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 via. E Mario. Ronaldo tutto solo. Primo gol di CR7. Eccole le esultanze. No, no, sempre stesso. Su. Ma che golazzo. Non l'avevo visto. Ma questa maglietta, ma sta maglia, quanto è bella. Bravo, lo rincoglionisce. Ronaldo. Questo è anche un fuorigioco viziato dalla posizione di Neymar, ma va bene. Ragazzi, è così veloce che non vedo neanche i gol. Mamma mia, ragazzi, ma magari sempre sto gameplay. Magari sempre sto gameplay, è bellissimo. Fluido, incredibile. Vabbè, poi faccio ste cagate, però boh. Ok, ok, ok. Kylian Mbappé. È tutto buono. È tutto buono. 5-0. Sium. Vabbè, però basta, 6-0, mi devo fermare. Fermiamoci, ragazzi, sennò quella dopo becchiamo i cristiani. Samp Sbornia. Oh no. Ma chi era questo? Otario. Comunque solo perché lui giocava così, ragazzi. E io giocavo nello stesso modo. A parte adesso che ho messo a 4 per provare. Si rilassa. Ma è scioscia. E becca il gol. Giustamente, giusto, giusto. Pammate. Ma che micce tira. Poi ragazzi vi provo tutto. Non si capisce niente. 7-1 pare Manchester. No, però ti devi fermare. Basta, smettila. No, no. Madonna, ragazzi, quanto è bello quando il gameplay è così responsivo. Cheat, ma è scioscia. Dove vai? Ma che bello è sto gioco adesso così. Prima partita, prima vittoria, andata molto molto bene. Però effettivamente avverti la differenza, non solo nel gameplay che avrete visto. Oh, eia, fatality. Eh beh, giusto, ragazzi, normale. Però è solo che vorrei vedere contro chi gioco. Così va un po' troppo veloce. Bravo Bruno. Vai Bruno. Aspetta Rona. Sì. Gli piega le mani.
CR7! Che giocatore, ragazzi. L'anno scorso non ho praticamente mai utilizzato... No, non l'ho mai preso Ronaldo. E me ne sono pentito tantissimo. Cioè, Ronaldo è il mio giocatore preferito, lo devo prendere sempre. Su FIFA è troppo forte. Bravo. Che... No, vabbè, champagne! Champagne e fragoline e succhini! Che azione ho fatto, ragazzi? Oh, ma se fosse sempre così... Sempre così dovrebbe essere, magari. No, perché poi entra lo script, una cosa e un'altra. Però ragazzi, se il gioco fosse sempre così responsivo e che fa quello che dico io, vabbè, non cambierebbe un cacchio. Cioè, comunque quando becchi quelli forti perdi lo stesso. Però almeno perdo perché è più forte il mio avversario. Sì, rigore, 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 signor arbitro. Pogba lo vede, Pogba lo serve. Ronaldo ci mette una giornata. Pure loro. Ma no! Ma guarda Cristiano Ronaldo, ragazzi! Addormentati proprio! A nanna! Pam! Sto in formissima oggi, io! Due partite, 10 gol fatti! Ed è per questo che poi mi metterà col mondo! Ragazzi, ma perché in basso? Ah, oh, ecco, è tornato! Sono tornati i nomi in basso! Perfetto! Via da casa mia! Prendi questa palla! Kylian Mbappé, ma fai gol. No, quello è un fallo. No, no, era un fallo quello. Allora, non bisogna dare per scontato che abbiamo vinto. Bravo, bravo, vai Ronaldo. Vai Ronaldo, vai Ronaldo. Allora, io ho stoppato, gli ho detto rientra sul destro, tiro a giro. Ha fatto questo. Vabbè. Dante fa l'autogol. Questo ha preso 4 pippini. È l'ottantesimo. Mi faccio l'autogol. No, no. 6-1. Gli ho fatto un altro gol su rigore. No, non l'ho vista. Non ho fatto in tempo neanche a attaccare la registrazione. No, però ragazzi, questo potrebbe essere un grosso problema. Non ho fatto in tempo a attaccare la registrazione. Contro chi giochiamo? Boh. E il Gonzo. Questa, ragazzi, è la prima partita che ce la dovremmo sudare. Vabbè, ma dopo un 6-1 e un 7-1 è normale che mi mette contro i cristiani. Chi è quello? Il 4... Cruyff! Benissimo, benissimo. Benissimo. Vabbè, ragazzi, Cruyff. Dai, Madonna. Sì, sì, no, ce l'ha tutti questo. Giusto, ma rincoglionito, giusto. Cante sano. Vabbè, questo non... Allora, non può essere un pro perché la modalità competitiva non è su PS5, però... Dai, Mendy! Cioè... Ok, ok, guarda questo. Vai Ronny, pia sta palla. 2-1, 2-1, dai, 2-1, ragazzi. Questo comunque c'ha... vabbè, questo è uno che sa giocare. No, no, dai, però il 45esimo così. Vabbè, ragazzi, c'ha già lo squadrone. Aiutalo pure. Ma Cruyff gli soffiava e volava. Sto gol è inventato, eh. Mo se comincia a tornare sui binari. Ah. Vai, Ronaldo. Vai, 3-2. 3-2. Vabbè. Ci sta, ragazzi, ci sta. È una partita intera a rincorrere, ci sta. Vai Ronny, pia sta palla. Madonna, ragazzi, comunque 4-3 sto a giocare benissimo, indipendentemente da come finirà. Io non gioco da un mese, a parte l'ultima Weekend League, ho giocato solo quella. E adesso è la prima volta che gioco, cioè a parte la prima partita del video che avete visto ieri. Quindi, insomma, sono contento lo stesso. Questo c'ha il mondo. E sta 4-3. No, dai, oh, ma c'è un culo che non ci si crede. Dai, oh. Due gol hai fatti. Cioè, non credi. Cioè, mi sono fatto un culo per andargli sotto. Questo. Cioè, il gol sul palo. E due rimpalli e su. Vabbè, ragazzi, ci sta. Ci sta. Così posso perdere. Così posso perdere. Cioè, oddio, ho preso tre gol veramente vergognosi, però. Al limite ce lo sta. Se me la fai vedere è meglio.
Ho visto un po' troppi francesi per i miei gusti. E infatti, guarda qua, Mbappé, la France, viva la France. Mbappé, sul lungo linea, giusto così. E andiamo, e andiamo. Questo francese è un po' italiano, mi sa. È tutto buono, è tutto regolare. Che cosa? Sì! Torniamo a macinare il gioco, ragazzi. Quello di prima è stato solo una parentesi. Olla! Olla! No! Ron, na, do. 3-0. Me l'ero un po' persa, però vabbè. Forza! Oggi sta on fire. Però così vado a beccare gente fortissima. Oui. Questo sarebbe stato bello giocarsene alla weekend league a tema. Questo gli scrive un po' di tutto. Ullala. Giusta, partita giustissima, pulita contro un francesino. Ah, dobbiamo fare la partita per salire. 3 vittorie su 4, voi direte, vabbè, ma già ne ho persa una. Però non ho persa una che si poteva perdere, diciamo, no? Spera e basta, oh no. Riesco a leggere solo i nomi, ragazzi. Si è spostato il portiere. Sembra che lui ha fatto un partitone e io ho fatto 5 tiri, 5 gol. Mi sono fermato. Anzi, mi sono fermato sul 4-0. A livello di gameplay mi sono divertito. Quanti gol ho fatto? Stavo giocando benissimo. Per come ho giocato e rimango ancora convinto che è stato uno dei migliori gameplay in assoluto con lo start migliore, non potevo immaginare però quello che stava per succedere. Stiamo giocando la Weekend League in live e io ho la malsana idea, veramente malsana, di comprare Kanté. Appena ho messo Kanté in squadra è successo questo. Qua c'è bisogno di N'Golo Kanté. No! Ragazzi, avete visto? Il mio ha fatto la scivolata al mio giocatore! Buona. Non lo sapevo! Lo Celso, Lenglet, Koundé, Mukiele, Alba, Areola. Ma vanno a 7000 i suoi! Gol. Vabbè, gol della merda. Ma vanno a 7000 i suoi, oh! Pure se lui c'ha una squadra dei pellegrini e comunque mi è stato sotto. Però, là. Vedi, guarda, va. Guarda, che gioco è? È andato dritto, non ha fatto nulla. Guarda, e almeno me lo fischia. Dai, che la perde. Guarda, dove cacchio sta coso? Ma vattene anche il paese, va. Guarda! Va. Guarda, un po'... Oh. No, dai, vabbè, dai. Più scriptate così, ma che bisogna fa? Ma che bisogna fa più scriptate così? Niente prigionieri, no pri... Oh, tutti fermi! E chi torna? A lui. No, ragazzi, c'è... Guarda, che sta succedendo. Quello non fa niente. Rigore! Oh, ha fatto una cosa, rigore! Dai, ragazzi, oh, a me gli autoblocchi e scivolate, porco due, che schifo, però, sempre così, oh. Napulè, no, gli italiani. No, non ci credo, non ci posso credere. Che questo sia un passaggio non ci credo mai. Ma dai, vattene a quel paese, va, guarda qua. Cazzo di Courtois. Oh! Dai, fermalo col corpo, bravo. Oh! Ma che bisogna fare? Me l'ha infortunato! Non è rigore, niente, non è mai niente. Mamma mia, cocchio ho perso. Cioè, questo mi ha menato tutta la partita, ha fatto due tiri in porta. Guarda, cocchio ho perso. Da quando ho messo Kanté, ragazzi, non ne vinco più una.
Madonna, ma che è sta squadra? Dybala, no, è finito, ho perso. Il portiere non usa le mani. Possibile così? Ma non è possibile così. Allora gioco senza portiere, no? Vabbè, niente, manculato due volte, tre. Rigore, 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 rigore! Non so perché. Questo ha fatto manco ci ha tirato in porta questo. Questo manco l'ha fatti due tiri in porta. Fanculo, va. Ma io devo bestemmiare fortissimo. Io devo bestemmiare fortissimo. Ha spostato il portiere, ho mirato sul primo. Ma vattene a fanculo. Male a tratti, malissimo. Vabbè, guarda questo. Questo l'ha trovato Mané e Rashford Rossi. Si gode. Mamma, mamma. Primo tiro, che gol ha fatto questo? Che te devo dire? Where are you? Bella, bella. Ma vattene a fanculo. Rigore! Ma basta, per favore, basta. Basta, basta. Centrale! No, vabbè, dai, basta, basta. Gli ho detto centrale, ragazzi. Non mi butto mai, non mi butto mai. A chi? A chi? A chi? A chi voglio sapere? A chi? Da quando abbiamo messo Kanté, tutte le abbiamo perse. E spiazze, l'ho buttata subito il venerdì. Credo proprio che la prossima Weekend League sarà a tema.